Diamo la parola al Presidente della Fondazione Cassa del Risparmio di Modena, Professor Andrea Landi. Grazie. Sì, in questi ultimi tempi siamo in presenza di una sequenza importante di inaugurazioni, di interventi, perché il 5 maggio scorso abbiamo inaugurato l'avvio dei cantieri dell'intervento di recupero del Complesso San Paolo. Oggi ci troviamo ad inaugurare la sede già realizzata e funzionante della Facoltà di Giurisprudenza. Sono due interventi che sono tra loro anche fisicamente collegati, perché il Complesso San Paolo si unì all'inizio del 600 al Complesso di San Geminiano, quindi a formare un insieme urbanistico unico, anche protetto rispetto all'ambiente esterno. E sono due interventi collegati anche nella loro finalizzazione, perché il San Paolo sarà sede importante della biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza, quindi a regime avremo la possibilità anche di inaugurare una biblioteca prestigiosa dal punto di vista anche architettonico e funzionale, e questo si unisce alla sede prestigiosa che oggi inauguriamo, che è quella della Facoltà di Giurisprudenza. Quindi un riconoscimento importante, come già diceva il Rettore e anche il Sindaco, un riconoscimento importante da parte dell'Università e della città tutta a una delle facoltà più importanti a livello in campo universitario, la più antica per Modena, una tradizione che risale addirittura al XII secolo e che si è caratterizzata da subito per uno stretto rapporto con la città. Ecco, in questo c'è un elemento importante di continuità, perché già i primi docenti che insegnavano in questa facoltà, stiamo parlando del 1175, erano sostenuti dal Comune, quindi il Comune ha sempre caratterizzato questa attività dell'università in modo diretto, attraverso un sostegno al proprio centro di formazione avanzata. È una riqualificazione di un comparto urbanistico importante e che ha questa caratteristica, cioè di caratterizzarsi, cioè di connotarsi come polo universitario, cioè una vocazione universitaria che caratterizza Giurisprudenza, quindi questo comparto, ma che vede anche la presenza nel centro storico con interventi di recupero importanti che si svilupperanno anche nei prossimi mesi, come il comparto Santa Eufemia, anche questo finanziato e sostenuto anche dal Provveditorato e delle opere pubbliche e dalla Fondazione, e poi la Facoltà di Economia, quindi un polo di studi sia umanistici che nel campo delle scienze sociali, che caratterizza l'attività del centro storico. Sono tre facoltà, mi piace ricordarlo, che hanno svolto un ruolo importante, tuttora svolgono un ruolo importante nel campo della ricerca e nel campo formativo. Prima il Rettore ricordava numeri importanti dal punto di vista della frequenza degli studenti, ma mi piace sottolineare soprattutto un aspetto formativo più generale, cioè formare professionisti, formare operatori economici e culturali che rappresentano un po' la classe dirigente di questo territorio, di questa città, e a cui compete un compito importante, che è quello di garantire e rinnovare lo sviluppo economico, culturale e sociale del nostro territorio. Compito importante che si confronta, e qui mi piace un po' mettere in evidenza questo aspetto, cioè che siamo in presenza a volte di una tendenza forse un po' di estremismo tecnologico, per cui tutto viene declinato in termini di tecnologia e di sua applicazione. Ecco, secondo me non dobbiamo soprattutto sottovalutare il ruolo che queste facoltà possono svolgere, cioè nel riuscire e nel compito che hanno di valorizzare, di gestire anche la tecnologia in un contesto che è normativo, economico e sociale molto complesso, che va studiato, che va affrontato con strumenti che sono quelli che fanno parte del patrimonio di ricerca e di formazione di queste facoltà. Quindi da questo punto di vista penso che sia compito anche di una facoltà di giurisprudenza, come delle facoltà che compongono il polo umanistico e delle scienze sociali, far capire il potenziale che queste facoltà oggi hanno nel formare giovani e nel riuscire a appunto riprodurre, rinnovare una classe dirigente.
Un ultimo riferimento, cioè il collegamento tra l'intervento San Paolo e l'intervento San Geminiano è abbastanza evidente anche dal punto di vista finanziario, perché la Fondazione ha sostenuto interamente il finanziamento del recupero San Paolo. Si ricordava prima il contributo che abbiamo dato dal punto di vista invece del recupero del San Geminiano, quindi 10 milioni. Complessivamente, insomma, un impegno che sottolinea il fatto che la Fondazione Cassa Risparmio ha una vocazione importante dal punto di vista del recupero e della riqualificazione di importanti complessi urbanistici della città. Ancor meglio se questi hanno poi una vocazione universitaria di ricerca, perché anche la ricerca fa parte del nostro intervento principale a favore del territorio, a favore della nostra comunità. Quindi questo impegno è un impegno che si sta manifestando oggi anche attraverso l'intervento sul complesso Sant'Agostino. Anche questo, secondo noi, avrà la capacità di valorizzare ancora di più questo polo di formazione e di ricerca anche di tipo universitario. Grazie.